Corso di cultura sentimentale. Il bambino che aveva realizzato il francobollo per la pace nel mondo. Frequentava le elementari. Venne fatto un concorso e il bambino disegnò un arcobaleno e una sorta di girotondo con tutte le razze del mondo che si tenevano per mano. Per terra disegnò anche una pistola con un tappo. Il testo, il sottotesto anzi, era molto chiaro e semplice. No alla guerra. Piacque quel francobollo e un'attrice procace, un'attrice carina, premiò quel bambino. Gli mandò una lettera nella quale c'era scritto: "Bravissimo, la pace nel mondo va." Passano gli anni e quel bambino diventa grande, ne compie 25. L'attrice è ancora piacente. E a un certo punto il bambino che aveva disegnato il francobollo a favore della pace nel mondo si presenta con il suo, con un pisellone grosso così. Incrocia l'attrice e le dice: "Ciao, ti ricordi del bambino che disegnò il francobollo a favore della pace nel mondo?" L'attrice ci pensa un attimo e dice: "Credo di sì." E lui aggiunge: "Ero io, Rigatuso Marco, metti, Rigatuso Marco, quarta E. Ricordi, ci stavano io, si prendevano per mano tutte le razze del mondo. Sto col... E cosa fai adesso nella vita?" "Sono venuto da te con questo pisellone duro e vorrei che tu mi aiutassi a farlo stare meglio." "In che senso?" chiede l'attrice. "Così." Il bambino che disegnò il francobollo per la pace. "Ma così in che senso?" "Anche così." Corso di cultura sentimentale. Fulvio Abate. Teledurro.